Ciao Ubaldo. Ciao Alessandro, buonasera a te. Beh, grazie per essere venuto qui da me. Dopo un po' di tempo non ci vedeva, però noi ci sentiamo, ci torniamo sempre come al solito quando ci scambiamo appunto le varie opinioni sulle tue ricerche che stanno andando avanti. Adesso so che stai facendo altre fatiche, e cioè stai facendo una fatica immensa su quello che riguarda il carteggio, come sui cerci, che per quanto riguarda le tue ricerche su questo settore, anche queste sono molto molto avanzate, quindi certamente ci aspettiamo da te un'altra grande sorpresa come hai fatto con il gioco delle ombre. Allora parliamo della propaganda antifascista, che chiaramente ha un ruolo determinante nel condizionare non tanto il popolo italiano, diciamo così, da educarlo, no? Secondo la versione cara agli americani, no? Ormai si usa il termine denazificare, defascistizzare. Io vorrei dire anche di peggio, però non lo voglio dire perché insomma, beh, voglio essere buono, ma questi termini imbecilli veramente mi danno proprio rabbia, perché onestamente parlare in termini idioti è assurdo, soprattutto se si analizzano i fatti della storia nella loro interezza e in un modo, direi, distaccato, serio, giustamente critico per quello che è stata la storia di quel periodo di, diciamo, di 20 anni dell'Italia fascista, appunto. E allora, nella prima propaganda, quella più nota, come tu sai, come si sa, è il film Roma città aperta, da cui poi è nato tutto insieme attorno a questo film, poi sono fatte altre cose, eccetera, eccetera, eccetera. I film hollywoodiani che fanno i cattivi di là e i buoni di qua, un po' con la versione dei film western, dove i cowboy le giacche blu erano i buoni e i poveri capitati indiani i cattivi. E questo cliché è andato avanti per tanto tempo, poi sono arrivati fuori dei film come di Robert Redford e Kevin Costner, ma qualcun altro ancora, che hanno, come anche il bellissimo film di Uomo chiamato Cavallo di Richard Harris, molto bello anche questo, cioè, che ha fatto giustizia, diciamo, alla storia dei nativi americani, che non dimentichiamo sono stati massacrati decine di milioni dai coloni anglosassoni, ma anche europei, che venivano dall'Europa, che andavano dall'Europa verso l'America, in questo caso Stati Uniti e Canada. E per non parlare prima di Pizarro e Cortes, Messico, Sud America. Vabbè. In ogni modo, anche qui la propaganda, come tu sai, ha sempre messo le popolazioni native americane in cattiva luce, e invece gli invasori, i coloni europei, eroi. Per fortuna anche un film, in questo senso, con De Niro, Mission, ha fatto un po' di giustizia su quello che è la storia dei nativi sudamericani. E arrivando all'antifascismo, al fascismo, passando anche per il Risorgimento, è avvenuta questa cosa, i cattivi di qua e i buoni di là, insomma i fascisti sono cattivi e gli altri sono buoni. E ancora oggi tu vedi in rete, leggi dei commenti veramente beceri, ma proprio di infimo livello, senza nessun riscontro storico oggettivo. E questo chiaramente una persona che è capace un po' di pensare, di analizzare certe cose, ovviamente capisce che il gioco non funziona, che è un gioco assurdo, e soprattutto non si può negare la storia. Giusto, sbagliato che sia, come dicono gli oltremaniche, wrong or right, it's my country, cioè giusto, sbagliato che sia, è la mia patria. Quindi dovremmo imparare dagli inglesi questo motto per capire bene la nostra storia. Invece, come tu ben sai, si continua a manipolare anche la cinematografia, come tu stesso hai detto, un bellissimo servizio che hai fatto pochi giorni fa, che dura un quarto d'ora, ma sei stato mirabilissimo in quel servizio, che hai detto le cose, guarda, talmente chiare, e a mio avviso anche definitive, perché a quel servizio che tu hai fatto 15 minuti, onestamente io non aggiungerei e non toglierei nulla, cioè tu lì hai riassunto 80 anni di becera propaganda antifascista. Dico becera perché si va di scatto alla verità. Questo è il punto. E poi ci serve ancora tanto da dire, ma
diciamo, riprendiamo poi pian piano questo cammino, perché qui di cosa scoprire ce n'è parecchio. E questo è appunto, basta un altro film che ricalca un po' la tipologia della la cinematografia antifascista, è il film San Marzo su Roma, con Tognazzi e Gasman, ti ricordi, no? Gasman. Non dimentichiamo che Tognazzi era nelle Brigate Nere, insomma, Tognazzi, ma anche Vianello, come anche Mastroianni e altri attori famosi come Walter Chiari, che è stato nella decima massa, insomma, gli attori famosi che hanno partecipato nella Repubblica Italiana, che hanno lasciato un segno profondo anche nella cultura italiana del dopoguerra, in tutto lo scivolo umano, cioè dalla cinematografia alla scrittura, eccetera, eccetera. Questo, ho fatto questa sintesi un po' lunga, ma me la dovevo farla per capire come si è messo l'italiano in condizione di odiare se stesso. In sostanza questo è successo. Come è successo in Germania, dove ci sono state classi clamorose e vergognose che i figli odiano i padri perché hanno militato nell'SS, hanno fatto la guerra. E in Italia più o meno è successa questa cosa, anche se poi sono casi di invece queste cose sono superate, basta vedere il matrimonio fra il grande attore comico Raimondo Vianello, che era nella Marina della Repubblica Italiana, e la moglie, si chiama sua moglie appunto la Sandra Mondaini, che era figlia di un partigiano. voglio dire, come vedi, insomma, abbiamo anche superato queste divisioni. Adesso ti voglio lasciare subito la parola, perché non voglio rubarti neanche un minuto in più di tempo. Era solo la mia, la sua presentazione, direi, un po', o meglio, ragionevole, citando nomi e fatti, per far capire il male che questa propaganda ha fatto all'Italia e tuttora lo sta facendo. Cioè, è una propaganda che ha fatto sì che l'italiano sia arrivato a rinnegare se stesso. E questo è il punto. Prego, Alessandro. Sì, seguiamo un po' la linea che tu hai tracciato sulle bugie cinematografiche della propaganda antifascista, che si sposano bene all'autoflagellazione che è tuttora in corso e che viene alimentata quotidianamente da carta igienica stampata, dai social network, perché le rockstar, mi riferisco ai divulgatori da strapazzo che vengono eletti le reginette della disinformazione mass mediatica, stanno prendendo il sopravvento. È la stessa rete di amicizie che aveva partorito le bio stars. Adesso abbiamo le rock stars semianalfabetiche della storiografia di propaganda. E quindi, come nei social network, i social media sono il luogo in cui un imbecille si trova in diritto di mettersi, ritiene che possa confrontarsi con delle persone che hanno studiato chilometri di libri, perché lui magari ha visto l'intervista dell'Oscurati, l'intervista di Cazzullo, l'intervista di Barbero. La verità diventa emanazione di questo delirio, per cui abbiamo una disinformazione. Qui mi riferisco anche alle agenzie di stampa, perché chi è che dà il là a determinate filastrocche o a determinati filoni di mantra che vengono recitati quotidianamente sui giornaloni di regime e sulle emittenti televisive, emittenti tra cui anche le reti Mediaset hanno fatto la loro parte negativa, perché il livello bassissimo culturale dei conduttori delle stesse reti Mediaset, laddove
si avventurassero, non l'hanno mai fatto in dibattiti storiografici, l'unico che avrebbe potuto timidamente farlo era Giuliano Ferrara, quando andò a condurre alcune puntate dell'istruttoria, ma stiamo parlando di 30 anni fa. Dopodiché le reti di Berlusconi hanno costantemente mancato gli appuntamenti, e se assistiamo quotidianamente a, diciamo, agli attacchi al filone revisionista, all'infamia costante che viene riversata su Mussolini e sul fascismo nel silenzio e quindi anche nell'omissione omertosa delle leve politiche di Fratelli d'Italia, se dobbiamo usare il termine politica per delineare questi signori. A cosa è dovuto? All'assoluta mancanza di preparazione culturale, allo scollamento tra politica e cultura che ha caratterizzato la storia della Repubblica Italiana non solo dal 92 in particolare fino ad oggi, perché l'ultima persona che avrebbe potuto parlare condendo i discorsi che dovevano essere recepiti dall'uomo della strada, condendoli però con delle scintille, dei flash storico-politici, era Craxi. Poi lo poteva fare in maniera limitata, perché già era in atto la commercializzazione della TV, per cui poi subentravano personaggi come Funari, quindi avevamo dei clown, dei pagliacci, che abbassavano totalmente il livello dei dibattiti delle tribune politiche rispetto a quello che era stata la gestione degli anni 60, con tutti i limiti che c'erano negli anni 60 e negli anni 70, di politicizzazione e di consociativismo cellenistico o cattocomunista nell'affrontare determinate questioni storiche che invece avrebbero richiesto un ventaglio, un orizzonte conoscitivo molto più ampio. Ma quando dicevo che i social media diventano un luogo in cui una massa di pecoroni a cui viene reiteratamente ripetuto che un divulgatore da strapazzo, come possono essere i soggetti che ho nominato prima, assurgono a rock stars intoccabili della conoscenza storica. Prendiamo il caso ad esempio di quel tizio là, lo storico dell'arte che si chiama Montanari. Questo signore viene interpellato quotidianamente dalle reti, dalla 7, dal Rai 3, uno che è completamente a digiuno di storia politica, su che titolo viene espresso un parere? Uno che ignora totalmente i passaggi cruciali e l'analisi dettagliata documentale delle vicende storiche. È un po' la stessa logica che faceva sì che una veterinaria diventasse depositaria di verità scientifiche, che uno zanzarologo si permettesse di criticare, di sbeffeggiare un premio Nobel come Montagnier, e quindi avevamo poi pseudo giornalisti o pallette oppure ragazze immagine che diventavano poi ministre della Repubblica, o igieniste dentali oppure sciampiste, perché di questo è responsabile il signor Berlusconi. Faceva sì che questi signori, questa elite culturale, poi si permettesse di tracciare le linee di quella che è stata il delirio pandemico e con tutte le proibizioni. Se il livello è questo, e mi riferisco proprio alla propaganda che è totalmente disgiunta dalla conoscenza storica, e quindi se l'industria culturale che ha i suoi carri armati propagandistici decide di creare un personaggio dal nulla,
Allora dobbiamo necessariamente andare alla ricerca di chi c'è dietro queste operazioni, cioè di chi è il cuparo che manovra l'emersione di nullità che diventano prima leader politici, poi addirittura diventano dispensatori di verità. Dispensatori di verità che magari hanno la formazione culturale di una casalinga, con tutto il rispetto per le casalinghe, che magari sono molto più approfondite nello studio storico rispetto a certi sapientoni pseudo-accademici, ma con tutto il rispetto per le casalinghe, quando una signora come Liliana Segre diventa come posso dire, la sibilla da cui i presidenti di Camera e Senato devono trarre le verità incontrovertibili della scienza storica, vuol dire che questo è un paese non solo fallito, ma è un paese morto e sepolto totalmente, perché questo è ciò che stiamo vedendo adesso. Purtroppo sì. Mi riferisco ai presidenti di Camera e Senato, sono peraltro, lo dicono, personaggi modesti, modestissimi, di infimo livello culturale, come sono del resto i personaggi che si alternano nei cabaret pseudo-politici o pseudo-geopolitici che costellano la mediocrità mediatica italiana contemporanea. Sono personaggi che altrove verrebbero espulsi dalla società civile. Gente senza arte né parte, sono completamente dei portaborse nel nulla in carriera che galleggiano come mummie cadaveriche sui liquami del niente. Però, siccome hanno dietro i grandi magnate, i padroni del mondo come George Soros, che impone alla segreteria del Partito Democratico la signora Elly Schlein, emerita sconosciuta, che viene catapultata perché determinate sette viene creato il personaggio imposto tramite la mafia giornalistica e le agenzie di stampa. Abbiamo quindi un sindacato, questo della sinistra dei privilegiati, che si difende coi denti o con le zanne, uno potrebbe dire. E questa è una vera e propria mafia, che agisce con procedimenti mafiosi come la menzogna e la diffamazione. Insomma, è la solita multinazionale delle malevole intenzioni che vengono espresse dall'establishment politico e giornalistico. In questo momento si sono concentrate nel calunniare e infamare continuamente, in corrispondenza del prossimo anniversario, del centenario della morte, di Giacomo Matteotti, con il loro sport preferito, che è quello di riversare fango e letame sul fascismo e su Mussolini, come sport preferito, perché è dettato da quei pupari di cui ho fatto il nome in precedenza, che sono i veri delineatori dell'diario, dell'agenda politica italiana, e che poi sono quelli che tra l'altro impongono anche i candidati alle europee, perché se una tizia, una pluripregiudicata picchiatrice professionale che viene arrestata in Ungheria si trova a essere difesa dal Presidente della Repubblica italiana, e questa signora c'ha dietro George Soros che finanzia tutta la sinistra, finanzia il PD, finanzia Europa, finanzia Fratoianni e compagni. Quindi io prendo atto, se uno più uno fa due, che il signor Soros manovra pure il Presidente della Repubblica. E quindi un cittadino che si comporta in maniera esemplare, che vive la sua vita umile e modesta, non può concorrere a fare il deputato europeo, perché c'è una signora che fa la picchiatrice professionale e che è protetta dalla rete dei noiartri, Pindino, Cinquemerdino, che ha dietro, le corazzate di Soros, e quindi l'insegnamento che si trae è che se tu ti comporti bene non potrai mai fare nulla, se invece hai,
le spalle coperte da questo scarafaggio che si sente uno scarabeo, da questo personaggio che è un serpente di scaltrezza e di inaffidabilità e che a mio modesto avviso ha la moralità di un topo da foglia, automaticamente tu fai carriera. Tornando all'analisi dell'affare Matteotti, io ti posso dire che il 10 giugno, quando ci sarà, diciamo, la gran cassa mediatica, a cui tra l'altro i personaggi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia o della Lega, essendo completamente inadeguati da un punto di vista culturale, non saranno in grado di opporre nulla, ma dovranno assorbire passivamente tutta la serie di fregnacce che verranno scaricate. Essendo trascorso un secolo, ci rendiamo conto che, essendo trascorsi dal 92 più di 30 anni, nella riacquisizione della sovranità storica, prima ancora che di quella politica, che sarebbe già una parola grossa, no? Quando si parla di cinematografia bugiarda, antifascista, viene in mente il film di Florestano Mancini del 73 sul delitto Matteotti, che viene liquidato significativamente come un malaffare politico. Lui avrebbe dovuto pronunciare il discorso, allora questa è la solita demagogica versione ufficiale: sarebbe stato rapito e ammazzato perché si apprestava a denunciare i brogli elettorali, eccetera eccetera. Da questa lettura adesso si contrappone in maniera sempre distorta e manipolata, si contrappone una commistione di mezze verità e mistificazioni che sono il frutto di un'analisi superficiale e pressappochista del testo di Mauro Canali, che sarebbe il testo sul delitto Matteotti, pubblicato nel 97 dal Mulino. Mauro Canali, a quale il sottoscritto nel lontano 1991, sollecito di Renzo l'Infelice, io procurai dei documenti che avevo acquisito in uno studio storico di un grosso nuovo politico siciliano e catanese, ministro dei lavori pubblici, legato ai gruppi americani dei Morgan, e che poi inviai allo stesso Canali, il quale ovviamente si guardò bene dal citarmi. Era del resto morto, penso. Quindi io poi ebbi modo di prendermi una vendetta, se si può usare questo termine, perché sul Panorama inviai una lettera che Giuliano Ferrara mi pubblicò nel 98 in relazione a questa omessa citazione che il Canali aveva fatto in base ai documenti che io stesso gli avevo forniti, legati alle trame petrolifere che sarebbero state una componente della vicenda Matteotti. Anche se, ripeto, adesso la lettura distorta e manipolata e falsa che si è venuta a creare su questo scandalo dei petroli, che sarebbe stato alla base della morte di Matteotti, viene distorta nel momento stesso in cui si vogliono attribuire ad Arnaldo Mussolini le responsabilità di una tangente, depistando da quella che in realtà la dinamica che poi emerge dagli atti processuali e dall'analisi dettagliata, investigativa, storica e investigativa sulla morte di Matteotti. Perché se il mantra propagandistico delirante ti dice che per il fascismo era necessario uccidere Matteotti, far tacere la sua voce, che alcuni giorni dopo avrebbe raccontato alla Camera dei Deputati i particolari della corruzione su vasta scala che sarebbe stata operata dalla società petrolifera americana, la Sinclair Oil Exploration Company, per ottenere concessioni in Italia.
in realtà si omette di dire, in questa ottica, che i concorrenti britannici della Sinclair Oil, che poi era diciamo una società legata alla Standard Oil Company of New Jersey, all'attuale Exxon Corporation, la Standard Oil dei Rockefeller, della famiglia Rockefeller, legata alla Chase Manhattan Bank, e quindi si omette di dire che i concorrenti britannici della BP, della British Petroleum, avevano procurato a Giacomo Matteotti, nei suoi viaggi all'estero, in Gran Bretagna, lui faceva parte, questo pochi lo ricordano, di una loggia massonica, l'unicorno e il leone, degli Unicorn and the Lion, e quindi aveva dei contatti di alto livello massonico proprio in Gran Bretagna. Quando si tira fuori il discorso dello scandalo dei petroli della Sinclair, si dovrebbe dire tutta la verità, vale a dire che Matteotti era massone ed era il tributario della società petrolifera britannica BP, British Petroleum. Questa è la prima cosa che non viene detta. Perché? Perché è scomodo dirlo. Perché l'immagine edulcorata, il santino, diciamo, che è stato costruito su Matteotti, ha bisogno di vedere tutto in rosa, no? Tutto in maniera bianca e non grigia. Fatto sta che, ripeto, in questa lettura faziosa e distorta, il 3 gennaio 1925 Mussolini alla Camera dei Deputati si assume la responsabilità politica dell'omicidio e al tempo stesso fa approvare nuove norme che eliminano la libertà di stampa. Questa, diciamo, è il discorso lineare nell'ottica distorta, che conduce quindi dalla stazione di Matteotti al 3 gennaio, al discorso del 3 gennaio del 25 e alle leggi fascistissime, come vengono chiamate, e poi alla tirata in ballo con la concessione alla Sinclair, che poi in realtà fu revocata. Due ministri vengono sostituiti, il questore di Roma viene sollevato dall'incarico. Questo perché? Perché l'analisi seria di ciò che accade il 10 giugno del 1924 non si è mai voluta affrontare, e sono passati ormai dal 25 luglio del 43, 81 anni, si continua a non voler dire come sono andate le cose, che sono di per sé già molto intricate. Se alle 4:30 del pomeriggio, quando Matteotti, che all'epoca aveva 39 anni, deputato di Rovigo, segretario del PSU, del Partito Socialista Unitario, che era nato da una scissione del Partito Socialista Italiano e che si era, diciamo, ufficialmente attestato su posizioni riformiste. Poi mi dovranno spiegare cosa si intende per riformista quando un Matteotti fa discorsi violentissimi che erano più massimalisti di quelli dei comunisti che erano nati 3 anni prima. Quindi anche questa cosa qui è un altro cortocircuito storico-politico. Il problema qual è? Che di fascismo e di socialismo potrebbero parlare solo quelli che hanno una cultura storica seria, sia risorgimentale sia una cultura socialista. Quando un imbecille, un cretino, un inetto, un ignorante, un semi-analfabeta di Forza Italia o di Fratelli d'Italia o del PD dei pentadementi incomincia a parlare, si avventura in questo territorio storiografico, dovrebbe stare attento a non dire fesserie, perché ignora dall'A alla Z quello che è stato la storia della politica italiana nei primi anni 20, così come ignora tutti i passaggi che vanno dal Risorgimento poi alla Prima Guerra Mondiale e al fascismo. Comunque Matteotti esce dalla sua abitazione in via Pisanelli a Roma quel pomeriggio del 10 giugno del 1924, giornata molto calda, forse avrebbe avuto con sé una borsa,
forse una busta di carta intestata, Camera dei Deputati, si reca alla Camera per preparare il suo intervento nel dibattito sul bilancio dello Stato nel 1924-1925 e avrebbe avuto la parola presumibilmente il 12 giugno. Fatto sta che viene tra l'angolo tra via Scialoglia e il Lungotevere Arnaldo da Brescia, viene seguito da una Lancia Lambda con a bordo ufficialmente 5 uomini, e quando Matteotti, percorrendo via Mancini, gira sul Lungotevere per dirigersi verso il centro di Roma, l'automobile si mette in moto, scendono 2 uomini, poi sarebbe sceso un terzo, balzano sul deputato socialista, lo fermano, lo immobilizzano, lo prendono, lo portano a forza all'interno della vettura, che poi sarebbe ripartita a tutta velocità verso Ponte Miglio. Alcuni testimoni vedono la macchina attraversare il Ponte Miglio e dirigersi verso la via Flaminia, in direzione che usciva poi da Roma. Ci sarebbe stata la testimonianza dell'autista che avrebbe suonato continuamente il clacson, forse per coprire le grida che sarebbero provenute dall'interno della Lancia. Fatto sta che in quel momento Matteotti sarebbe stato ancora vivo. La cosa che già uno dovrebbe capire, cioè se un gruppo della CEPA, un gruppo di 5 uomini, vuole sopprimere un uomo, non lo rapisce, lo uccide immediatamente. Cioè, per quale motivo io ti devo portare in macchina se la tesi dell'omicidio premeditato, quindi per fare stare zitto Matteotti perché c'era lo scandalo dei petroli e bla bla bla, la solita filastrocca che sentiremo da qui al 10 giugno di quest'anno in tutte le salse, uno si deve porre questa domanda: se il deputato deve essere ammazzato per evitare che parli, ma perché viene portato nella macchina? Loro ti potrebbero rispondere perché si voleva capire dove erano le carte, ma le carte non ce le aveva addosso, al di là di quelle che, perché non, dagli atti che c'è non emerge nulla da questo punto di vista. È un particolare che nella ricostruzione del delitto acquista grande importanza, perché significa che il deputato socialista non è stato immediatamente ucciso e quindi che non era questa l'intenzione dei suoi rapitori. Poi adesso, entrando nel dettaglio, arriveremo a dire delle cose piuttosto clamorose, secondo me, se ci seguiranno gentilmente i nostri ascoltatori. Queste indagini, che iniziano il 12 giugno 1924, quindi 2 giorni dopo il suo rapimento, il suo sequestro, il suo assassino, come lo vogliamo chiamare, quando ormai di Matteotti si è perduta ogni traccia, ci sono 2 testimoni che, insospettiti dalla lunga sosta della Lancia Lambda dall'angolo di via Scialoglia, avrebbero annotato il numero di carro. Già il giorno dopo viene accertato che la macchina è stata noleggiata da Filippo Filippelli, che era il direttore del Corriere Italiano, personaggio oltremodo interessante, questo Filippelli, giornale fiancheggiatore del Partito Nazionale Fascista, ed era legatissimo al gruppo che ruota intorno a un altro soggetto strategico e nevralgico, a Cesarino Rossi, Cesare Rossi, il capo dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, quindi il capo dell'ufficio stampa di Mussolini, e poi a Giovanni Marinelli, che era il segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista. Marinelli poi sarà tra i firmatari dell'ordine del giorno Grandi e poi verrà fucilato dopo il processo di Verona. Da questo momento incominciano un po' le sabbie mobili sull'analisi
del delitto, perché se delitto dobbiamo chiamarlo in termini premeditati, perché ad ogni indizio che porta in una direzione se ne sarebbero contrapposti altri che condurrebbero in direzioni opposte. Gli stessi protagonisti della vicenda, che poi tra l'altro vengono individuati molto presto, questo fa capire anche l'improvvisazione di tutta la faccenda, perché se c'è un, prendiamo l'affare Moro, no? L'affare Moro dove c'è a via Caetani, Moro non è mai arrivato, non è arrivato neanche a via Fani, infatti a via Fani Moro non è mai arrivato perché lo special team della CIA lo ha prelevato prima Aldo Moro e il gruppo degli agenti è stato mandato scientemente al massacro. Ma lì sono passati quanti anni dall'affare Moro? 78, 88, 98, 2008, sono passati 40 e passati, non è emerso nulla rispetto a quello che emerge subito nel rapimento di questo, per ti fa capire, perché lì c'era un complotto e c'era una... In effetti non è emerso nulla da allora, solo depistamenti, fantasie giudiziarie. Sì, ancora c'è la versione ufficiale che Moro sarebbe, dopo centinaia di proiettili che arrivano da tutte le direzioni, lui esce dalla macchina indenne, muoiono tutti, lui esce indenne, viene prelevato, c'è questa scaccia colossale. Perché c'è la CIA nel mezzo, lo special team che è l'esecutore dell'operazione di prelevamento di lui in un altro posto, e infatti lui stesso, il Moro, nelle sue lettere non alluderà mai agli agenti della scorta, perché non sapeva che erano morti, perché nessuno gliel'aveva detto, visto che lui a via Fani non era presente. Ma nel caso invece del gruppo dei sequestratori di Matteotti, vengono presi subito. Questo ti fa capire l'assoluta improvvisazione, il fatto che non era stato concepito nessun assassino a tavolino. Ma queste versioni dei fatti e testimonianze in contrasto che ognuno di questi personaggi dirà, senza alcuna preoccupazione di smentirsi, ma al solo scopo non già di proclamare la propria innocenza, ma di diminuire in qualche modo la propria responsabilità addossandola ad altri e direttamente o indirettamente allo stesso presidente del Consiglio Mussolini, di questa incongruenza nessuno parla, soprattutto oggi, perché è comodo infamare Mussolini in relazione all'affare Matteotti, è comodo infamare Arnaldo Mussolini in relazione alle tangenti che gli vengono attribuite da questa distorta lettura manipolata delle carte dopo lo studio apparso per opera di Mauro Panaro. Le indagini svolte dalla polizia, che portano presto alla identificazione dei cinque, secondo altri sarebbero sei, ma il sesto personaggio, se c'è stato, è rimasto fino ad oggi, si dice, sconosciuto. I rapitori ufficialmente sono Amerigo Dumini o Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malagria e Amleto Poveromo, che erano già, diciamo, dei fascisti rodati. L'industria, diciamo, dello spettacolo cinematografico antifascista li ha coloriti, diciamo, di vari epiteti ognuno di questi personaggi, colorandoli nella maniera più becera possibile. L'istruttoria non riesce ad accertare la responsabilità di Filippo Panzeri e di Aldo Putato, che sarebbero stati altri due soggetti che avrebbero agito, diciamo, dall'esterno, anch'essi attivisti fascisti e probabilmente anche loro presenti sul luogo del sequestro. Ma i nomi si conoscono tutti dei personaggi, si conoscono immediatamente rispetto a quella che è, diciamo, invece l'occultamento complottistico della vicenda di Aldo Moro. Del gruppo addirittura già all'epoca si
avrebbe fatto parte anche Otto Tirschald, un personaggio austriaco, forse russo, agente segreto, doppio, forse triplo. Io ne ho parlato nel gioco delle ombre di Otto Tirschald, di cui è incerto anche il vero nome, e che nei giorni precedenti l'agguato avrebbe pedinato Matteotti per incarico di Amerigo Rumini, ma che avrebbe poi, stranamente, questa è un'altra cosa paradossale e grottesca, avrebbe cercato di avvertire Matteotti del pericolo incombente per la sua vita. Cioè, quindi ci sarebbe stata nel gruppo di Rumini questo Otto Tirschald, che avrebbe fatto tre giochi, neanche due, perché non sappiamo ancora oggi se fosse un tributario della polizia politica sovietica o dei servizi svizzeri, o addirittura in contatto con ambienti antifascisti italiani. Questo ti fa capire la complessità della vicenda, di cui non è chiaro nulla ancora oggi. Le persone che prendono parte al sequestro, che facevano parte della CECA, l'organizzazione segreta fascista che era incaricata di varie azioni contro gli avversari politici, ma che sarebbero stati, secondo un'altra versione, solo un gruppo di estremisti fascisti che avrebbero inteso colpire i Matteotti, un avversario, ma non per assassinarlo, ma per interrogarlo. Per interrogarlo in relazione alla vicenda di Nicola Buonservizi. Questa è una cosa che nessuno all'interno della litania propagandistica antifascista dirà e ha detto e dirà in questi giorni che ci separano dal 10 giugno prossimo. I documenti oggi disponibili, per quello che io ho avuto modo di appurare, mi sono provenuti anche dalla Gran Bretagna anni fa, parlo di sì, una decina, più di 10 anni fa, dagli archivi britannici, consentirebbero di affermare con una certa sicurezza che l'organizzazione segreta fascista nel 1924 esisteva effettivamente, cosa che poi era stata anche acclarata nel 1925 dalla sentenza della Commissione permanente di istruzione del Senato, che si era riunito in Alta Corte di Giustizia per esaminare la denuncia di Giuseppe Donati, che era il direttore del giornale cattolico Il Popolo, contro il quadrupedo Emilio De Bono. De Bono è una figura centrale in questa vicenda, perché le sue connessioni con Casa Savoia sono del più vivo interesse per una pista interpretativa petrolifera, però opposta a quella legata alle tangenti della Sinclair. De Bono, all'epoca dell'omicidio di Matteotti, era direttore generale della pubblica sicurezza e capo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Viene processato per 16 reati, tra i quali la complicità nell'assassinio di Matteotti, assassino, che poi in realtà non è un assassinio premeditato, ma è un omicidio preterintenzionale. Viene anche processato per il favoreggiamento dei colpevoli del reato e quindi poi per aver fatto parte di questa sedicente associazione a delinquere conosciuta sotto il nome di CECA. In realtà De Bono viene prosciolto da queste accuse, per altre invece furono ritenute insufficienti le prove della sua colpevolezza. A proposito della CECA, la Commissione nega che l'organizzazione costituì un'associazione a delinquere, in quanto i reati che le vengono addebitati non erano specificamente tra quelli previsti perché l'associazione a delinquere potesse essere dichiarata da un giudice. Ciò però, secondo alcuni esegeti o interpreti, non significa che un'organizzazione con quegli scopi non esistesse, finanziata come continua questa
questa litania, come avrebbero dimostrato numerosi documenti con i fondi segreti della Presidenza del Consiglio, e in particolare con quelli a disposizione dell'ufficio stampa diretto da Cesare Rossi, un personaggio di grande eminenza grigia del primo fascismo, socialista rivoluzionario, un vero cervello che poi verrà implicato. Quindi le testimonianze dello stesso Cesare Rossi, dopo l'arresto per complicità nella morte di Matteotti, che però ci si ostina a chiamare uccisione, mentre, ripeto, è un omicidio preterintenzionale. Quindi le testimonianze dello stesso Rossi confermerebbero l'esistenza della cieca. Secondo Rossi, la sua costituzione sarebbe stata proposta nel gennaio del 1924, se non mi inganna la mia memoria, da Francesco Giunta, che all'epoca era il segretario del Partito Nazionale Fascista. E questa costituzione della cieca avrebbe avuto l'approvazione del direttorio del partito, che era composto da Cesare Rossi, da Giovanni Marinelli, da Attilio Teruzzi e da Piero Bolzoni. A Cesare Rossi e a Giovanni Marinelli sarebbe stato affidato l'incarico di dirigere la struttura della cieca, e ad Americo Rumini, stretto collaboratore di Cesare Rossi, molto amico, lo saranno fino alla morte, il mandato, anche dopo, quindi dopo la caduta del fascismo, fino agli anni 60, il mandato quindi di occuparsi della parte esecutiva, avvalendosi quali collaboratori, in base a questa lettura e risultanza processuale, avvalersi degli elementi più collaudati in operazioni contro avversari politici. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire la natura leninista del Partito Nazionale Fascista, in cui lo stesso nome Ceca, che riprendeva il nome della polizia politica sovietica, rende ancora più interessanti i lasciti e le influenze della rivoluzione russa, quindi della concezione, ripeto, per usare una terminologia quasi da Roberto Michels, una concezione leninista del partito, che faceva sì che Mussolini si situasse nel solco del radicalismo di sinistra, e quindi dell'interventismo democratico nella Prima Guerra Mondiale, ma le origini eretiche del fascismo già nel 1919 si sarebbero, anche dopo il 1921, dopo il patto di pacificazione con i socialisti, avrebbero situato Mussolini sempre in quella linea ambigua, ma nello stesso tempo molto interessante, di coltivazione di rapporti e di influenze con l'Unione Sovietica. Non dimentichiamoci che l'Italia sarà, tu questo me lo insegni, sarà il primo Stato a riconoscere proprio l'Unione Sovietica, il 24 Trattato Commerciale, che è l'Unione Sovietica che era bandita dai consessi internazionali dopo la rivoluzione del 1917. La domanda che uno si deve porre dopo aver visto sia il film di Florestano Mancini, il fatto stesso che dal 73 ad oggi nessun regista abbia avuto la preparazione culturale, e non l'avranno mai, perché io mi chiedo se ci fosse uno che volesse analizzare e fare uno sceneggiato televisivo pietoso, puoi immaginare cosa verrebbe fuori di luoghi comuni di banalità, di idiozie, di bestialità, come hanno fatto con la notte del 25 luglio, no? Con i 4 attoruncoli da strapazzi. La stessa cosa, quindi, pur nella sua faziosità, il lavoro di Florestano Mancini, soprattutto per la straordinaria interpretazione e una certa somiglianza di Mario Adolf, si situa in maniera solitaria, ripeto, pur con tutta la sua faziosità e linea propagandistica antifascista. Sono passati dal 73 quanti anni? 51 anni, quindi questo ti fa capire il livello della cultura italiana, che è il livello della cultura storiografica italiana, che è veramente pietoso.
per non dire altro. Ma la domanda, Mussolini era a conoscenza di tutta questa, questa situazione della cieca che avrebbe dovuto, era stato lui? Anche a questo proposito esistono testimonianze che parlano di un diretto coinvolgimento della, della presidenza del Consiglio nella creazione della, della struttura segreta. Ma per quello che posso dirti io, non esiste alcun documento che fornisce, quindi sulle carte bisogna ragionare, non esiste nessun documento se non le lettere ricattatorie successive, i memoriali e quant'altro, che forniscano prove serie, sicure ed esaurienti in questo senso. Questo è un dato di fatto. L'unico dato di fatto che abbiamo, al di là dei memoriali, delle lettere, eccetera, eccetera, che cercano di implicarlo, dopo che ovviamente il gruppo, non solo degli esecutori del rapimento, ma anche i vari Finzi, Cesare Rossi e gli altri, cercheranno di implicare per alzare il livello politico, quindi chiamare Mussolini a rispondere per cercare di essere difesi in quel momento dallo stesso Mussolini. E come lo potevi, come potevi evitare la galera se non ricattando uno che probabilmente non c'entrava neanche, ma dovevi minacciarlo per far sì che lui ti venisse in soccorso? Questa è la logica. Che pochi hanno la volontà di dire. Mussolini da parte sua nel discorso alla Camera dei Deputati del 3 gennaio del 1925 nega totalmente l'accusa, affermando che se avesse creato lui stesso una organizzazione per la violenza, questa organizzazione sarebbe stata come doveva essere la violenza per essere diciamo risolutiva, vale a dire chirurgica, intelligente e cavalleresca. Mentre invece, però, voglio dire una cosa, Alessandro. I gesti, diciamo, della cieca non mi sembra che fossero intelligenti, composti o nello stesso tempo cavallereschi. Segui, quindi questo c'è anche da, da sottolinearlo. Non si tratta di un particolare secondario. Tutti gli implicati nel delitto Matteotti tenteranno, dopo il delitto stesso, di inquadrarlo nell'attività della cieca e per questa via, come, come ho detto prima, di tirare in ballo direttamente Mussolini. Secondo Aldo Finzi, che poi finirà alle Fosse Ardeatine, e che era stato già nel Polesine, diciamo uno degli ebreo, l'ebreo Aldo Finzi era stato già nel Polesine uno degli avversari maggiori di Matteotti. Aldo Finzi era sottosegretario agli interni, costretto da Mussolini a, a dimettersi all'indomani proprio del delitto. Rossi stesso, in un incontro al Viminale, secondo questa lettura di Aldo Finzi, in un incontro al Ministero dell'Interno, avrebbe dichiarato che era stato lo stesso Mussolini ad ordinare l'uccisione di Matteotti. Qui siamo sempre nel campo dei ricatti. No, ma guarda, l'affermazione è ripetuta, questa di Mussolini, che sarebbe stato colui che avrebbe ordinato l'uccisione di Matteotti, è ripetuta in due lettere inviate da Dumini dopo l'arresto al proprio avvocato difensore. Ma guarda, questo, una cosa. Questo, aspetta, così poi prego. Quello che dicevo prima, devi tenere conto che solo innalzando il livello politico del delitto, tutti, o del rapimento, del sequestro, che vogliamo chiamare, tutti coloro che vi erano implicati, e quindi mi riferisco a Dumini soprattutto, Cesare Rossi, Aldo Finzi, avevano la speranza di un intervento a loro favore del regime fascista e del suo capo soprattutto, che valesse a salvarli dalla galera. Quindi io ti accuso, perché se non ti accuso rimango in galera, se invece ti accuso cerco di farti capire che mi devi aiutare. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì. Ti ho interrotto. Dimmi. No, niente, stavo dicendo, quello che dice è tutto confermato, punto per punto. Quello che volevo dire, che su questa faccenda Matteotti, per quanto riguarda, diciamo, la dinamica dell'assassinio è il movente, lo ha proprio chiarito già
fin dal dicembre 44, un certo Carlo Silvestri, che tu sai benissimo chi era. Sì, certo. Il quale nel giugno del 24, del 24, si accanì ferocemente contro Mussolini e fu uno di quelli che per un pelo, Mussolini non cadde. Poi gli eventi andranno avanti e Mussolini seppe gestire quella crisi, ma credo anche e soprattutto con l'aiuto del re, perché nell'affare Matteotti Casa Savoia ci ha messo un timbro. Questo è fuori di dubbio, anche perché si parla non a caso che Matteotti andò in Inghilterra a riprendere i documenti, no, della Sinclair, che provavano delle tangenti a favore della Casa Savoia, ma anche di alcuni gerarchi fascisti che appena freschi di potere. Matteotti chiaramente... Questo non è stato mai provato. No, non lo so, ma si parla di queste cose, ma si parla proprio di Matteotti sicuramente... Questa della pista petrolifera è una pista, ma non ci sono prove... Sì, no, ma certo, comunque diciamo così... Diciamo, c'è Marcello Staglieno, ma soprattutto Matteo Matteotti, che parlarono e dissero dietro la morte. Infatti, guarda, bravo, stavo preparando anche qua. Oltre a Carlo Silvestri, che fece chiarezza e scagionò in modo assoluto Mussolini, in maniera più proprio lo scagionò, e lui andò a trovare, come tu ben sai, Mussolini a Garniano il primo dicembre del 44. Cioè, andò a trovare un Mussolini che era ormai, diciamo, dal punto di vista bellico, è totalmente sconfitto, e quindi un uomo ormai che affrontava il suo amarissimo destino. E lui gli parlò in modo veramente corretto, da uomo a uomo, fu molto soddisfatto di questa conversazione che ebbe con Mussolini, e ricostruì, diciamo, proprio in maniera chiara, la dinamica dell'assassino, ma non tanto la dinamica quanto quello che è successo, ma quanto le motivazioni, e escluse in modo chiaro e netto ogni responsabilità di Mussolini come mandante di questo omicidio. Chiaramente però Mussolini fu costretto ad assumere una responsabilità, perché si parla che dietro questo brutto assassinio Casavoia ci ha giocato sporco, perché Matteotti, tu sai che andò in Inghilterra, aveva i documenti con sé, che poi sono stati presi, spariti, anche lì è un altro mistero italiano, anche non si è mai risolto, dalla parentesi, questa faccenda. Però addirittura anche altri collaboratori Mussolini del dopoguerra hanno confermato che Mussolini non aveva nessun motivo di far del male a Matteotti, in nessuna maniera. E io su di questo io ci credo fermamente, perché il personaggio Mussolini, che è difficilissimo da capire, era incostituzionalmente incapace di odiare, anche se fate discorsi, ma in realtà poi sotto sotto tu sai benissimo di me che aiutava anche gli antifascisti, gli faceva dei soldi, come ha testimoniato Ottavio Dinale, tra l'altro mantenne gli studi figli di Matteotti. Esattamente, infatti, bravo. Fatti laureare fino alla laurea, esatto, proprio così. Io recentemente ho visitato una mostra sull'assassino di Matteotti qui a Rovigo. Matteotti è nato in un paese non molto lontano da quello io adesso, a circa 10 chilometri, si chiama Fratta Polesine, che c'è anche un museo dedicato. Bene, ultimamente tra questi fan di Matteotti, pochi parlano di Mussolini, ma molti hanno capito che non è così. Però il martire viene ancora veramente sacrificato sull'altare del fascismo, viene usato un uomo politico che onestamente non ha pesato assolutamente nella storia del socialismo italiano. Non era uno di proprio, come dire, di massimo livello, e tu lo sai benissimo. Ma dovremmo anche ricordare un fatto, però, che dobbiamo dare diciamo così, il giusto onore a Matteotti. E cioè, nell'estate del 13, mi sembra agosto del 2003, del 1913,
nell'ultimo congresso che tenne il Partito Socialista Italiano, quello che si chiamava PSU, cioè il Partito Socialista Unitario, ad Ancona, solo due capi socialisti, due, fece un discorso contro la massoneria, ripeto, solo due, e furono esattamente Mussolini e Matteotti. Non dimentichiamocelo, punto. Vabbè, ma questo qui, poi lui faceva parte di una loggia massonica, quindi, se su no, dopo, beh, dopo lo stesso Mussolini, diciamo che era anche lui 33° grado ad honorem. Io sulla, diciamo, la biura antimassonica, sai, ho le mie riserve, anche perché Farinacci, Balbo, Terruzzi... Diciamo così, i fascisti, il quadrugro... Casomai la stessa denominazione Gran Consiglio del fascismo, il Gran Consiglio è una terminologia massonica, è una filiazione dell'architettura massonica, quindi io negativizzare in senso antifascista la massoneria è una forzatura che è stata fatta dopo da una certa cultura, dopo soprattutto il 25 luglio, da una certa cultura missina che non è fascista. Attenzione, il primo fascismo è tutto massonico, il primo fascismo negli anni 20, diciamo, è un fascismo massonico anticlericale repubblicano. Poi c'è il compromesso con la monarchia, ma non dimentichiamoci questo. Il termine Gran Consiglio del fascismo esce direttamente dalla terminologia massonica. Il consiglio notturno, per usare, diciamo, una terminologia platonica di Platone. Questo era il Gran Consiglio. Poi che si verifichi dopo, è lo stesso discorso che si fa sul nazionalsocialismo antimassonico. Se Hitler stesso faceva parte di logge massoniche nella Vienna di inizio secolo, perché si confonde la massoneria con l'ebraismo, che non c'entra nulla, perché diventano, se in Italia magari c'era questa vicinanza per certi aspetti, soprattutto nella capitale, in Germania no. In Germania è solo dopo, la stessa cosa avviene negli Stati Uniti, è solo dopo gli anni 40, metà degli anni 30, che l'ebraismo cerca di inserirsi negli angli massonici italiani e internazionali. Quindi anche qui andiamoci piano, secondo me. Casomai è bene fare una differenza tra Piazza del Gesù e tra il rito simbolico e il rito scozzese, Palazzo Giustiniani. Quindi questa, scusa che ti ho interrotto. No, niente, sto dicendo, ma tu sai benissimo che il quadruplo è fascista, tutti i massoni, sappiamo benissimo che... Assolutamente. Mussolini non era massone per niente. Anche se ricevette il quadro annunziato, ma non ha nulla a che fare con la massoneria, non è stato mai massone, anche se si parla che nel 1907 il giovane Mussolini, mi sembra, se cercò di entrare con la massoneria, poi non si fece più nulla. Cioè Mussolini non è mai stato massone, neanche per idea, è una cosa che proprio non esiste. Invece i suoi gerarchi erano massoni, questo lo sappiamo, lo stesso Ciano era massone. Insomma, era circondato. Ora ti faccio incazzare. Era circondato. Diciamo. Ma allora, poi, lui non era massone. Cesare Goldman, l'ebreo che mette a disposizione i locali. Sì, è vero. Ma non è vero. Confcommercio milanese. Sì, è vero. Allora, il primo che mette a disposizione la sala lì a Piazza del Sepolcro per la prima riunione. Questo sarebbe un buon motivo per cui la signora Segre la piantasse di scaricare sul fascismo tutto il male assoluto. Dico, sarebbe una buona occasione per cercare di dire che le cose sono sempre grigie e non sono bianche o nere, no? Ma dell'affiliazione di Mussolini parla Terruzzi nel testo Fascismo e Massoneria. Gli dà il 33° grado ad onore, ma ripeto, questo della massoneria è un falso problema nell'analisi del fascismo, perché ci sono il fascismo degli anni 20, il fascismo degli anni 30, cioè attenzione, la mancata conoscenza del fascismo storico è responsabilità dell'MSI, della cultura missina, ha fatto sì poi che col neofascismo l'equivoco continui.
Ah sì, questo sappiamo, beh, sappiamo. Perché sappiamo. se il neofascismo si permea di questo carattere antimassonico è perché ignora la storia del fascismo storico, che non ha niente a che vedere col missilismo, che è l'aspetto più deteriore di un non fascismo. Il neofascismo è antifascismo. Sì, beh, certo, sono d'accordo. Il neofascismo, il neofascismo è antifascismo, sono d'accordo con te, no, ma il neofascismo è stata la rovina del fascismo. Il neofascismo missino, il missinismo, prima nella versione almirantiana, poi nella versione micheliniana, e poi nella versione finiana o la russiana, come lo vuoi chiamare, sono veramente il carcinoma dello spirito fascista. Non c'entrano niente, sono deteriori antifascisti. Questo lo aveva capito Giorgio Pini, che infatti se ne uscì subito quando vide com'era la situazione. Ma in quegli anni, negli anni del 19, soprattutto fino agli anni 20, fino alla rottura, dovendo fare il compromesso anche con la monarchia e quindi con i nazionalisti, il fascismo era tutto massone. Io non mi scandalizzo, come non mi scandalizzo, ma non mi scandalizzo neanche quando si accusa Mussolini di essere stato De Conte, il conte, perché prendeva soldi dai servizi britannici e dalla massoneria, e da uomini della massoneria britannica e della massoneria francese. Non mi stupisco, perché un uomo abilissimo, un vero crocevia dei traffici internazionali e della politica e della geopolitica internazionale, pensiamo al finanziamento del popolo d'Italia, i soldi che arrivano al popolo d'Italia. Parliamo della storia, cioè il fascismo diventa il centro dell'avanguardia rivoluzionaria dei gruppi industriali. Cerchiamo di innalzare il livello culturale del fascismo, perché è alto. Certo. Il fascismo è qualcosa di altissimo. Quindi quello ti invito, e invito soprattutto gli ascoltatori, a non confondere il missinismo delle croci celtiche, di queste stronzate antifasciste, che non hanno niente a che vedere col fascismo esoterico, repubblicano, massonico dei primi anni 20. Pensiamo al suo stesso simbolo, il fascio littorio, che è situato all'interno dell'antichismo. Pensiamo a Giacomo Boni, pensiamo alla massoneria e all'esoterismo fascista. Vedo che sei clichestissimo. No, niente, mi disturbo, sono qui. Non posso. No, stavo dicendo, il fatto che tu hai detto tu, condivido, perché purtroppo il fascismo ormai c'è un'ignoranza, fa paura. No, ma perché ti dico questo? Perché si creano i compartimenti stagni e quindi automaticamente le categorie. Questo è della creazione delle categorie, ecco, delle caselle. Sì, io però volevo tornare un momento alla Per Matteotti. Allora, tu sai benissimo che Mussolini era sempre repubblicano, non era di animo monarchico, e questo dal re era risaputo. Se benissimo, quando Mussolini andò al potere, cioè che quando fu, o meglio, quando gli fu permesso di andare a potere, perché a Mussolini gli permisero di andare a potere, attenzione, gli permisero, sia ben chiaro. Lui. Beh, è chiaro, quest'altra fesseria che. No, lui attuò. Aspetta, hai colto un lato importante, essenziale. Sì, ma quando parlano e rimproverano al re, il re. Non ha dichiarato lo stato d'assedio, eccetera, eccetera. Idiozie, ma perché non lo ha fatto? Questi che dicono questa stronzata, sì, lo so. Cioè, chi asserisce questa stronzata legata al fatto che il re è scolpevole perché non dichiarò lo stato d'assedio e non fermò, non ignora completamente il fatto che tutto l'esercito in quel momento era fascista, perché volevano, si rendevano conto del caos che c'era in Italia e quindi simpatizzavano tutti, dai carabinieri a tutte le leve dell'esercito, per la rivoluzione delle camicie nere. Questo che sia chiaro e che nessuno dice, perché vedono la storia con la sensibilità di oggi, una sensibilità marcia e putrescente, e quindi nascondono, mistificano, manipolano e distorcono i fatti. Scusami. Esatto, no, ma hai ragione.
sto dicendo, Mussolini cominciò una manovra politica, diciamo, in modo segreto, e cioè cercò di portare con sé al governo elementi dei socialisti. E una manovra lui comincia comunque. Caldara, poi... Caldara, Rigola stesso, cioè il discorso che lui voleva inglobare, giustamente, io ti ripeto, nella tesi che sul socialismo democratico e quindi su tutto il gruppo che poi fece la sessione di Palazzo Barberini, c'erano tutti i gruppi che erano legati ai riformisti di cui tu parli, quindi lui cercava di fare l'accordo con i socialisti riformisti e c'era Matteotti che si mette nel mezzo perché evidentemente c'era qualcheduno dietro Matteotti. Questa è una certo che sì, ma Matteotti, ti ripeto, non era un personaggio, cioè, noto proprio che conosce, no, era uno, era, diciamo, un, chiamiamolo, un buon manovale del socialismo, un tribù, cioè un livello, diciamo, medio, ma niente di più, non è che era un, ma sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, ma guarda, qui lo sanno, cioè, è nato, lo sanno, qui nel Polesi chiamiamo è una mezza calzetta, chiamiamolo, ma sì, era un, è stato, no, ma è stato sannato da antifascismo, ha fatto un'icona, perché tu sai che l'antifascismo cosa fa? Usa i morti per, certo, glorificarsi. No, come i professionisti, questo che fa, della, questo che i professionisti dell'anti, e lo fa da sempre. E Matteotti è stato un cadavere a uso e consumo della causa antifascista, che è stato condannato, se andiamo a vedere, da ambienti che non hanno nulla a che fare con il fascismo, sia ben chiaro, nulla a che fare con il fascismo, nel senso veramente fascista, intendo dire, anche se la squadra che ha fatto l'operazione sporca, Dumini e compagnia, che non volevano neanche ucciderlo, ma non hanno agito perché l'ha voluto Mussolini, no, hanno agito perché l'ha avuto qualcun altro, e caro Savoia, qui c'è dentro fino al collo, caro Alessandro, mettiamoci, e qui adesso dentro. Qui adesso entriamo, se tu sei d'accordo, andiamo proprio a spaccare il capello, ecco, bravo Francesco, mi dice che Matteotti è l'equivalente del Navalny della situazione, sì, proprio così, tra parentesi, in Russia pochi anni fa hanno ucciso, stai attento, sì, perché Navalny, no, hanno ucciso, sì, pochi anni fa un altro tipo, la Navalny, non so come si chiamava, che qui cadavano, l'ha fatto trovare vicino al Cremlino, cioè hanno fatto lo stesso cliché con Matteotti, l'hanno portato in Russia, cioè analogie, cioè in Russia c'è un Putin, no, che ormai domina la scena politica, sì, russa, e in Italia c'era Mussolini che dominava a quel momento la politica, la scena politica italiana, entrambi davano fastidio a certi sistemi e entrambi gli hanno messo dei cadaveri, solo che Putin queste cose le sa, e poi beh, agisce un altro contesto, un'altra storia, però la similitudine di queste cose c'è. Quindi bravo Minniti che l'ha ricordato, bravo Francesco, fatelo ricordare. Anzi, vorrei sapere come si chiamava quello che hanno ucciso più di Navalny pochi anni prima, più cadavere hanno trovato vicino al Cremlino, e che era anche un tipo giovane che non contava un cazzo politicamente, ma che frequentava la vita notturna, i night, insomma, era un tipo, mi sembra, anche sovvenzionato, pagato dai nostri amici americani, sappiamo come funzionano certe cose, no? Quindi loro hanno un cliché. Prima ancora c'era stato Litvinenko, Alexander Litvinenko, ma sì, no, ma voglio dire, il Polonio era stato appena, sì, ma anche lì, tutte cose che Putin non ha fatto assassinare nessuno, il suo oppositore politico, che io sappia, ma anche perché non ha bisogno, cioè non va a inguaiarsi per uno che vale 3%, anche un 4-5%, contro uno che ne vale 80%. Su Navalny sono assolutamente d'accordo con te, per il resto no, ma posso, anche altro di prima. No, io non posso esprimere perché non conosco la realtà. No, io ti dico, io, da quello che io mi sono informato, sia Navalny che quello prima, politicamente in Russia non contavano una cippa di niente, non c'è. In Russia uno prende conta, che però è molto più basso, sono, diciamo così, i neocomunisti, che comunque sono nazionalisti, cioè che hanno, mi sembra, il 15% giù di lì, non di più, cioè questo, diciamo, è la realtà. Però il fatto è che la Russia è, comunque ci piaccia o no, tutto per Putin, quindi questo dobbiamo accettarlo, che si voglia o no. Però, a parte questo, cioè Matteotti
sulla sua assassino a casa Savoia ci ha messo il suo marchio. E chiaramente Mussolini fu costretto, per una questione anche di pacificazione di ordine pubblico, di assumersi una responsabilità politica. E nel discorso che tu hai ricordato del 3 gennaio del 25 lo fa capire chiaramente. Guardate che succede, che Mussolini diventa, tra parentesi, tra virgolette, dittatore grazie al voto di chi? Gli altri partiti che erano con lui, liberale, eccetera. Cioè, lo lessero dittatore, cioè con il loro voto Mussolini diventò dittatore. Cioè, ma in Italia c'è stato un fatto strano, che una dittatura viene avallata da un Parlamento democratico e una dittatura finisce con un voto democratico. Non so se mi sono spiegato. Io penso che una cosa del genere poteva succedere solo in Italia e non in un altro paese, tutto qua. No, mi hai fatto venire in mente, perché io ci ho preso proprio su un articolo di un giornale storico dell'Impero di Carli e Settimelli, dove c'è un articolo del 24 in cui il titolo, proprio prima dell'affare Matteotti, l'Italia artificiale fatta di carta stampata è più o meno per il Parlamento, ma l'Italia viva e reale è per una splendida dinamica semplificatrice e risanatrice dittatura Mussolini. Questo è il titolo dell'Impero di Carli e Settimelli. Poi insomma lì dovremmo parlare di Curcio Malaparte anche, ma riprendendo quello che hai detto tu giustamente sul Mussolini si assume la responsabilità politica, fa dimettere dalla carica Finzi, ma fa dimettere anche Cesare Rossi, che veniva poi direttamente chiamato in causa come complice, se non addirittura mandante del delitto, e poi come ho detto prima il capo della polizia De Bono accusato dall'opposizione di favorire gli assassini. In realtà l'opposizione non era completamente a conoscenza dell'attività filomonarchica di De Bono, che non era un fascista, era un monarchico, attenzione, questo è importante, perché il ruolo di De Bono sarebbe stato legato proprio alle vicende della pista petrolifera a Sabauda, quindi del tentativo di Casa Savoia di implicare Mussolini in questa direttura nella morte di Matteotti, perché si voleva tenere coperto la presenza nel registro degli azionisti della Sinclair di Casa Savoia per la conoscenza del petrolio nel Fezzan Tripolino in Libia. Cioè, tutta questa che poi venne rivelata questa storia da Gino Finzi, il fratello di Aldo Finzi, e poi da quel famoso articolo di Matteotti ripreso da Staglieno, dietro la morte di mio padre ci fu il re non Mussolini, Matteotti. Comunque la strategia della difesa degli imputati, con i sequestratori che sfidano al cadavere, si dice, i pantaloni e la giacca per ragioni che non sarebbero state mai chiarite, ma forse per impedirne l'identificazione. C'è tutta la questione omerica del pezzo di stoffa dei pantaloni macchiati di sangue che vengono rinvenuti nel bagaglio. Sì, sì. Di... No, ma io ho visto la mostra fotografica qui proprio su quegli eventi. Beh, insomma, fu una cosa più schifosa che poteva capitare in Italia, questo paese di morti eccellenti, di cui quasi mai si è arrivato a una conclusione giudiziaria. Ma Matteotti, più o meno le cose sappiamo come sono andate, eccetera eccetera, anche perché furono le condanne, questo dobbiamo dirlo, quindi non è che una cosa che passò liscia, sia ben chiaro. Invece dopo il diritto, dopo la Repubblica Italiana, a cominciare da Porta delle Ginestre, ancora oggi aspettano una chiarificazione giudiziaria che ancora non c'è, come anche di Gaspar Pisciot, Bandito Luciano, cioè Salvatore Giuliano, tante altre cose. Ma lì sappiamo poco, anche perché sull'affare Pisciotta, insomma, la persona che attualmente è al Quirinale, il padre della persona che è al Quirinale, potrebbe dirci, se fosse vissuto ancora, avrebbe potuto dire tante cose sull'affare Pisciotta, no?
perché questa è una cosa che pochi vogliono ricordare, perché Bernardo Mattarella, insomma, non è che fosse l'ultimo venuto nella questione di Gasperi Pisciotta. Poi chi vuole andare a approfondire quello che ti sto dicendo? Sì, no, ma io adesso volevo parlare. Anche se lo sapranno tre persone forse in tutta Italia. Senti, ascolta, Alessandro, sì. Tornando al fatto dei massoni fascisti. Sì, ma dico, ma aspetta. Questa non andiamo a infognarci in discussione, no, perché se no, ma dico allora, ci saranno i soliti tizi che ti dicono: ah, ma il fascismo è antimassone, tutte queste stronzate. Non dobbiamo cercare di elevare, ci mettiamo a fare discorsi. No, è una domanda diversa, è una domanda diversa, non è una domanda. Sì. Diverse le domande. A queste domande non rispondo, perché sono domande missine. Io, siccome ritengo il missino un subumano. Quindi non mi interessa rispondere ai missini. Il missino lo lascio da parte, che non capisce niente di storia, non capisce niente di politica. Parli di Almirante, che insomma è la cosa che gli può interessare, parlare di Almirante o parlare di Gianfranco Fini o di Ignazio La Russa. Questa non è storia. No, lasciamo stare. Cerchiamo di parlare di cose interessanti che sono. Io stavo dicendo nella Farmateotti, allora, dei mandanti. Devono andarci. Ecco, so che tu hai fatto degli studi, ma Casa Savoia, fino a che punto c'entra? Allora, ti dico, ed entriamo proprio nel dubbio fondamentale. In base a alcune testimonianze, anzitutto il ritrovamento del cadavere avvenuto il 16 agosto del 1924 in una fitta boscaglia a 150 metri di distanza dalla via Flaminia, da parte del brigadiere che mi pare che si chiamasse Caratelli, che si era messo alla ricerca del cadavere nella convinzione espressa poi in una successiva testimonianza che il corpo di Matteotti non potesse essere lontano dal luogo del ritrovamento della giacca. Il cadavere viene trovato in pessime condizioni in una buca poco profonda che era coperta con uno strato di foglie e di terriccio, con accanto una lima che, secondo poi le successive testimonianze, era stato l'unico strumento disponibile per scavare la buca. Già questo fatto, che un gruppo di persone che ha in mente di assassinare un personaggio e che poi va a scavare la buca con una lima anziché con una vanga, con degli attrezzi, ti fa capire che è stato un omicidio preterintenzionale, perché esatto. se io cioè andiamoci, queste sono le cose che non ti diranno il 10 giugno del 2024 e tutti i giorni prima e tutti i giorni dopo. Se io devo andare ad ammazzare un soggetto e sono un gruppo di persone e devo andarlo a seppellirlo, lo vado a seppellire in un posto, non lo faccio trovare neanche il cadavere, mi segui? E se devo scavare una fossa, non la scavo, alcuni dicevano addirittura con un crick, c'era stata questa versione che sarebbe stato scavato col crick in questa buca. Poi emerge il fatto della lima, che sarebbe stato l'unico strumento disponibile per scavare la buca, perché era lungi dai sequestratori l'idea di ammazzarlo, lo volevano probabilmente interrogare. Questo emerge anche dai documenti che ho rintracciato all'estero di Dumini, di cui nessuno parla, perché praticamente sarebbe stato lo stesso Dumini a riferire che lo scopo principale del rapimento di Matteotti sarebbe stato l'interrogatorio a cui doveva essere sottoposto per svelare i motivi che stavano dietro alla morte e all'assassinio di Nicola Ponservizzi, il capo dei fasci all'estero. Questa è la cosa che non ti diranno. Bonservizi muore, viene ferito la sera del 20 febbraio del 1924 dall'anarchico, che mi pare Ernesto Bonomini, che risiedeva in Francia, lo ferisce a morte con dei colpi di pistola, mentre Nicola Bonservizi a Parigi si trova seduto al tavolo di un bistrot nella capitale francese. Viene ferito il 20 febbraio del 24, ma Bonservizi muore poi il 26 marzo del 24. La salma poi viene trasferita
in Italia, è Mussolini stesso che dà, diciamo, delle onoranze funebri. E la cosa grave è che la polizia francese, che prende il Bonomini, viene condannato ai lavori forzati, Bonomini, ma solo per 8 anni, mi pare. E la pena poi viene condonata in semplice carcerazione. E questo, insomma, fa capire anche la giustizia francese, che dà una leggerissima condanna all'assassino. Lì era stato un assassino veramente premeditato. Quindi Matteotti viene prelevato dal gruppo. Parlo di Nicola Bonservizi, giusto? Parlo di Nicola Bonservizi, del capo dei fasci all'estero. Persona di specchiata onorabilità e serietà e fedeltà ideologica. E quindi, per tornare dove eravamo, interrotto. Se a un certo punto io devo ammazzare un personaggio, non vado a seppellirlo con una lima o con un trick, ma mi attrezzo, sono 5 persone, il cadavere manco te lo faccio ritrovare. Se io ho premeditato il rapimento e la soppressione fisica, l'eliminazione fisica di questa persona, se invece io ho deciso di interrogarlo, sottoporlo all'interrogatorio per capire chi c'era stato dietro l'assassinio di Nicola Bonservizi, perché ci sarebbe stata un'organizzazione rodata in Francia del fuoriuscitismo, che sarebbe stata, tra l'altro, i viaggi di Matteotti in Francia, e il passaporto non gli veniva negato prima del 10 giugno del 24. Dumini si chiede cosa andava a fare. Dumini addirittura segue Matteotti per capire che cosa andasse a fare in Francia dopo la morte, andava prima della morte di Bonservizi, e quindi questa sarebbe stata la ragione del sequestro. Del resto, i periti che sì, indicano... era duplice per quello, ma anche per quello che andò a Londra. E ora ti dico di più, un'altra cosa sul sequestro e sulla preterintenzionalità dell'omicidio e non sulla premeditazione. E ora ci arriviamo, perché i periti che indicano come causa della morte una ferita di arma da taglio o da punta, quindi diciamo una lama alla regione toracica, mi pare anterolaterale, superiore sinistra, cioè alcuni dicono nella zona del cuore, mentre altri dicono nella zona polmonare. Mentre l'uomo era seduto sullo schienale della lancia ed era inclinato sul lato sinistro. Perché il risultato della perizia è importante? Perché anche se i periti vanno a qualificare la loro ricostruzione solo come verosimile, la morte per ferita d'arma da taglio sarebbe stata in contraddizione con quanto aveva asserito Dumini, che a partire dall'interrogatorio avvenuto a Regina Celi il 20 ottobre del 1924, che poi lui conferma in un memoriale che fa pervenire il giorno dopo ai suoi avvocati. E il Dumini, che è un personaggio ambiguo, fa queste due dichiarazioni molto importanti. La prima circa la causa della morte, la seconda a proposito dei motivi che sarebbero stati dietro l'aggressione. Nel primo caso Dumini, perché alcuni indica diciamo come causa del decesso una violenta emottisi avuta dal deputato socialista a causa della colluttazione che era avvenuta nell'automobile e della malattia di cui soffriva. Ed era una dichiarazione importante, perché l'omicidio di Matteotti, ripeto, era preterintenzionale, non era premeditato, quindi si collocava in quella ipotesi di interrogatorio di questa lotta senza quartiere tra fascisti e antifascisti, e quindi l'interrogatorio susseguente, diciamo, alla morte di Nicola Bonservizi. L'aggressione avrebbe tratto motivo dall'azione svolta in Italia e all'estero, soprattutto in Francia, da un'organizzazione segreta antifascista alla quale Matteotti
documenti non sarebbe stato estraneo. Questo lo posso dire perché dai documenti che ho rintracciato emerge la convinzione di Pupini di questa appartenenza di Matteotti, che non era quindi questo stinco di santo, responsabile questa organizzazione segreta del ferimento di Bonservizi nel febbraio del 24, poi diciamo, trasformatosi nella morte, perché Bonservizi muore il mese dopo. Quindi 2 mesi prima del rapimento di Matteotti. Vedere Matteotti, dopo il durissimo discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 30 maggio del 24, nel quale aveva accusato i fascisti di imbrogli elettorali in tutto il paese, e qui poi arizza il mantra, la solita litania piagnona sul fatto che allora è stato proprio a camminare, quindi vedere che lui camminasse per il Lungotevere senza alcuna scorta, aveva, e questo è Dumini che lo dice, prima di fare poi versioni diverse, aveva fatto scattare in lui e nei suoi compagni la volontà di sequestrare il deputato socialista per condurlo in una località appartata per fargli subire un interrogatorio circa l'uccisione di Bonservizi. Questo è il caso da cui... Infatti, bravo, è vero, perché volevano interrogarlo sul fatto dei mandanti degli assassini di alcuni fascisti che erano all'estero in Francia. Perché anche qui tu sai benissimo che dal 18 al 24 in Italia ci fu una vera, questa sì, guerra civile, che coinvolse tutto il paese, dalla Sicilia fino a Bolzano, dove si ammazzavano fascisti e socialcomunisti. E questo causò circa 4.000 morti, tra una parte e l'altra, sì, sì, 4.000 sì. morti circa, quindi non so se ti spiego. Tra una parte e l'altra. Certo. Però c'è anche il fatto che Matteotti è andato a Londra, in Inghilterra. Quindi è andato a Londra, ma è andato prima a Parigi. Attenzione. Non è che questo signore non si muoveva. Certo. Quello che voglio farti capire, a mio modesto avviso, è che il Dumini, che prima fa queste dichiarazioni e poi... va a sostenere nel memoriale redatto e da lui fatto pervenire nel 1933, qui ho avuto delle discussioni io con Mauro Canali quando parlavo al telefono nel 91 su questo, perché lui aveva rintracciato questo memoriale nello studio legale Aldon Robertson di Sant'Antonio in Texas, anche perché Dumini era nato negli Stati Uniti e conservava amicizie americane, la madre stessa, in cui, anche se lui poi viveva a Firenze, in cui si parla, mi pare che nel film di Florestano Mancini viene interpretato da Umberto Orsini, se non ricordo. E quindi in questo memoriale poi si parla di una fossa di calce viva preparata per il seppellimento di Matteotti, che poi non era stato possibile raggiungere, e Dumini non spiega perché. Perché si doveva rientrare in città, sì, ma si doveva rientrare in città, non che significa, se tu hai preparato una fossa di calce viva e hai ammazzato una persona, perché non ce la vuoi ammettere là? Invece questa è una cosa che lui, una versione che lui cambia, quindi dopo, perché voleva fare pressioni su Mussolini, mi segui, depositando nello studio legale, quindi siamo in questo gioco delle parti. Sta di fatto per una cosa molto importante, qui entriamo proprio nel nucleo fondante. Tra il rapimento di Matteotti e il ritorno a Roma di Dumini e della squadra della CECA, della Lancia Lambda, con a bordo i vari personaggi che abbiamo, quindi Albino Volpi, Augusto Malagria, Giuseppe Viola, Dumini, ci sono 6 ore. Cioè, tra il momento in cui lui viene, in cui Dumini e compagni rapiscono Matteotti e il ritorno a Roma, passano 6 ore, che sono, a mio modestissimo avviso, troppe in una Roma degli anni 20 dove non esisteva il traffico per coprire un viaggio, diciamo, di andata e ritorno tra il luogo del rapimento e quello della sepoltura. E allora ti chiedo cosa sia accaduto in quelle ore. Nessuno ancora è riuscito a scoprire, tanto che io mi sentirei di accreditare il racconto di Amleto Poveromo,
che negli atti processuali c'è, ma di cui non parla nessuno. Matteotti sarebbe stato ucciso non premeditatamente, ma in via involontaria accidentale, e poi sarebbe stato trasportato per cercare di salvarlo all'ospedale San Giacomo di Roma, che era poco lontano dal luogo del rapimento. Successivamente Tumini, su suggerimento non si capisce perché di De Bono, questo è un grande enigma, avrebbe nuovamente quindi trasferito il cadavere sulla lancia per seppellirlo, dove poi è stato trovato. E l'ospedale San Giacomo, che praticamente nel 1914 veniva chiesta la chiusura di questa struttura perché stavano costruendo il Policlinico Umberto I, ma questa chiusura non avvenne perché ci furono, diciamo, delle proteste popolari e delle interrogazioni parlamentari, parliamo già prima della Prima Guerra Mondiale, e durante la Prima Guerra Mondiale rimane un ospedale militare, non ne parla nessuno di questa storia. Poi nel 1929 viene ridimensionato a pronto soccorso, ma avrebbe accolto quindi in questa lettura clamorosa, avrebbe accolto un Matteotti morente, quindi i tizi si rendono conto di quello che è successo, cercano di soccorrere, perché se tu hai deciso di ammazzare una persona non la porti in ospedale, vai direttamente a seppellirlo, dico, se hai pianificato di ammazzare una persona, che cosa la porti a fare in ospedale? Per farti riconoscere, sei un imbecille, segui quello che voglio farti. Certo. Quindi perché nessuno dice che questi tizi avrebbero raggiunto l'ospedale e poi il signor De Bono, non si capisce per quale motivo, avrebbe detto a Dumini di trasferire il cadavere sulla lancia per seppellirlo dopo poi è stato trovato. Questa è la questione delle questioni. Perché se quindi tutte le piste, la pista la pista petrolifera, la pista dei brogli, vengono tutte a cadere, perché rimane la più consistente, quantomeno vengono a cadere fino a un certo punto, perché allora l'intenzione di De Bono quale sarebbe stata? L'intenzione per certi aspetti autolesionistica. Perché non dici che, e non lo dici, non lo dirai mai durante il processo, non dici che in realtà si cercò di salvare il soprattutto quando tutti i soggetti vengono presi pochi giorni dopo, perché non dimentichiamoci che, a differenza di quello, come dicevamo prima, che avviene con l'affare Moro, vengono arrestati prestissimo tutti i componenti, perché Volpi viene arrestato il 16 giugno, Albino Volpi, Tirschaldi il 18 giugno, Giuseppe Viola viene arrestato il 24 giugno, Amleto Poveromo viene arrestato il 28 di giugno. Mm-hmm. Addirittura Chiara Malacria, che scappa in Francia, viene arrestato nell'ottobre a Marsiglia, il 3 ottobre del 24, e poi viene tradotto in Italia il 19 dicembre del 24. Quindi automaticamente, se tu De Bono hai in mente di mettere nei guai, evidentemente non si capisce bene per quale strategia, perché se sei il terminale di Vittorio Emanuele III e vuoi quindi coinvolgere Mussolini, avrebbe un senso questo comportamento. Come? Certo. Non vuoi dire che il gruppo è andato all'ospedale per cercare di soccorrere Matteotti e non lo dice nessuno, quindi fa il gioco delle opposizioni che evidentemente tacciono su questa versione del tentativo di soccorso di Matteotti in un'ottica preterintenzionale, di un delitto quindi preterintenzionale, perché si vuole accreditare la pista del delitto premeditato, con tutta la storiella delle carte che lui aveva, del fatto che aveva
che avrebbe denunciato i brogli e tutte queste altre frescacce che sono. Questo è il fattore pronto. Quando ti ho detto prima tu cosa, che idea mi sono fatto? L'idea che mi sono fatto è questa, che è stata taciuta questa versione dei fatti sulla, sul tentativo del gruppo di andare all'ospedale, quindi di soccorso, perché evidentemente qualcuno gli ha detto di non rivelarlo. Questa è la domanda. E perché gli hanno detto di non rivelarlo? E questo lo chiedo a te, lo chiedo agli altri. No, io dico questo, l'affair Matteotti è stato il primo tentativo di eliminare Mussolini politicamente, di, con questo assassinio. Ah, certamente. È stato il primo tentativo dalla, fatto da certi poteri, e questo è che hanno manovrato Dumini e tutti quei, quei poveri, chiamiamolo così, fascistelli di un soldo e mezzo. A questo, questo punto, e De Bono, massone, sì, sì, no, no, ma più che massone, monarchico, attenzione. E anche massone. No, ma qui monarchico, secondo, sì, sì, ma qui secondo me è una faida all'interno dei due gruppi massonici. Sì, 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 sì. Vale, sì, a, sì, dire, vale a dire, se dobbiamo interpretarlo in termini di volontà monarchica, sabauda, di implicare Mussolini, e quindi può esserci stata sicuramente la storiera dello scandalo dei petroli, ma non è la ragione per cui lui viene, per cui lui muore. Poi c'è la faida interna, evidentemente alle due obbedienze, che fa sì che i due personaggi centrali rimangano e diventino Amerigo Dumini e Emilio De Bono. Esattamente. Bravo. In effetti, volevo dirti questo, per concludere, De Bono, massone, ebbe anche l'incarico di far andare male la campagna. Prima di essere massone e monarchico. Certo, ma infatti dei quadriumviro erano tutti massoni, ma solo uno era fascista dei quadriumviro, solo uno, ed era Michele Bianchi. Michele Bianchi. Gli altri tre, Balbo, De Belcalcismò e De Bono, col fascismo non c'entravano niente, e mai sono centrati. Balbo c'entrava e Balbo ha difeso Mussolini come da versante opposto, come lo ha difeso Farinacci. Non lo ha difeso invece Grandi, ma anche se poi gli si sono stretti attorno, però è perché erano uomini intelligenti, perché Balbo si rende conto, e se ne rende conto pure Farinacci, che se avessero attaccato Mussolini non esiste un'opposizione da parte di Balbo a Mussolini in quel momento. No, infatti probabilmente, neanche di Grandi non esiste, sì, un'opposizione. Sì. Infatti volevo rispondere a Gigi, nostro attento ascoltatore, che in effetti qui nessuno nega i collegamenti fra i fascisti e la massoneria, perché poco fa abbiamo detto che in quadrupero solo Michele Bianchi era fascista, gli altri tre, Balbo, De Bono e De Belcalcismò, con fascismo non si entravano. Sì, è nazionalista, però, e basta. Sì, no, aspetta, però che sia chiaro, il distacco del fascismo dalla massoneria è una lettura retrospettiva, che in quel fascismo degli anni venti era un tutt'uno, sia nella serie che cioè non facciamo l'errore di... No, hai ragione, condivido, era tutt'uno, sì, perché era tutti dentro. Erano tutti dentro. La massoneria non aveva la caratterizzazione antifascista che poi ebbe dopo, negli anni 30, e poi dopo, successivamente... Sì, certo. No, ma in effetti sto dicendo, la massoneria si può piuttosto dire che il fascismo nobilitò la massoneria. Guarda che Raul Palermi è Domizio Torrigiani, no? Esatto, favorì addirittura la massa su Roma, Mussolini parlò con lui. Ma certo. E allora di cosa parliamo? Vogliamo parlare di Filippo Naldi. Gli ignoranti le ignorano, purtroppo, gli ignoranti. I Franzinelli, i Cazzulli, anche i canali grande, canal piccolo.
Canali le cose le sa, le scrive anche, poi vabbè, lui le dice. No, le sa, ma poi dopo cioè, è preparato. Ma almeno Canali è preparato, ma quei due che hai nominato non sanno manco chi sono. No, lo so, beh, Canali ancora, no, ma dice Canali ancora si può ascoltare per certi versi, anche se, mamma mia, a volte quando tocca certe cose, guarda, è meglio che non parla. Poi abbiamo Emilio Gentile, quantomeno, sì. Ha una certa cultura, non dimentichiamocelo, eh. Però non è nulla a che fare col tuo parente rese felice, e soprattutto non può avere nulla a che fare con te. Lo dico non perché sei qua, perché la verità, nel senso dei fatti che uno porta e descrive, quindi... Anche perché probabilmente avere le spalle grandi lo puoi fare o se sei completamente libero in un contesto come io non faccio parte di nessuna cricca accademica, quindi posso dire quello che la verità mi spinge a dire. Ma se tu vivi in un momento in cui dopo la fine dopo il 92 ci sono diciamo i pindini che determinano nelle cattedre universitarie tutti gli equilibri della pseudocultura italiana, capisci bene che molte persone sono condizionate e non vogliono avere problemi con la verità. Sì, è vero. No, ma faccio per dire, per esempio, Canali che mi viene a dire, scusami, primo, cioè, Canali che salta fuori dicendo che Mussolini ha pianificato l'assassinio di Edoardo VIII d'Inghilterra. Questa non la sapevo. Ma come si fa? Canali! Ti sto parlando di Canali, non sto parlando di Franzinelli. Capisci? Quando arriva a dire questa cosa qua, che Mussolini che pianifica l'assassinio del re d'Inghilterra. Ma dico io, ma qui solo un demente può dire certe cose. Cioè, bisogna proprio essere veramente delle facce di tolla, scusami Alessandro, ma non mi puoi dire queste cose qua. Io questa non la sapevo, la prendo da te. No, ha detto lui, Canali, ho scoperto che Mussolini, secondo me sai che ci ha scoperto, forse si è ubriacato, non lo sa. No, perché onestamente non si capisce cosa ho scoperto Canali, io non ho capito Canali cosa ho scoperto. No, ma tu pure con una frase del genere, ma questo qua si è ubriacato, lui dov'è, la ciociaria, dov'è lui? No, romano. Vabbè, sì, ma ciociaro di origine, insomma, cacciottaro, vabbè, dai. Non lo so. Ma sì, vabbè, siamo stati. No, dico, non puoi l'ultima arrivare volta l'ho dire... sentito, né? No, ma tu dovevi dirmi che ha pianificato l'assassinio di Edoardo. Ma guarda, io capisco, no, dai, cioè, scusa Alessandro, no, non mi puoi dire queste cose qua, ma lasciamo stare. Anche perché se Mussolini avesse avuto l'istinto di assassinare qualche espositore, ecco, oggi l'Italia non sarebbe in queste condizioni, ti garantisco io, e non avrebbe neanche fatto la fine che ha fatto. Ecco, questo deve essere chiaro che gli piaccia o no, deve essere chiaro. Detto questo, caro Alessandro, abbiamo fatto quasi 2 ore, diciamo che abbiamo inquadrato bene quello che è stato l'affare Matteotti e l'antifascismo che ci ha richiamato sopra, che tuttora ci richiama, ecco perché la propaganda, questo qui è un fatto principale. Ha fatto anche un film, come tu sai, su questo fatto, commentato alla loro maniera, si mancherebbe. Però c'è da dire anche una cosa, che lo storico, il tuo amico, di cui tu hai il telefono, Pietro Cappellari, nel libro biografico che ha fatto su Buonservizi, quello di Buonservizi, quello che hanno ucciso a Parigi, ha ricordato molto di retroscena di Matteotti, anche del fatto che lui guidava delle squadre di fuoriusciti comunisti, eccetera, che andavano in Francia a uccidere i fascisti italiani. No, vogliamo dirlo questo? Mentre in Italia non c'era un ordine ai fascisti di andare a uccidere gli antifascisti. Certamente si è stata una guerra civile, ma nel senso che i fascisti che subiscono violenza reagiscono, ma non c'era un ordine di andare a caccia degli antifascisti e ammazzarli, questo no, non c'era, ma gli antifascisti invece sì, e questo dobbiamo dirlo, scusa Alessandro, lo dobbiamo dire sì o no? Certo, assolutamente sì.
E non lo dice nessuno. Anzi, ti prego, questo è dato il numero. Appena poi contatta Pietro Cappellaro, sarebbe bellissimo se voi due veniste qui e parliamo di questa storia degli antifascisti assassinati, cioè perdono, dei fascisti assassinati antifascisti, il momento in cui proprio, cioè, che non era la guerra più dichiarata, era già un paese che ebbe comunque Mussolini legittimamente perché fu chiamato al re, arrivò a Roma e poi nel 24 vinse le elezioni liberamente in un listone, cioè, antelitterarme che poi usò Berlusconi 70 anni dopo, no? Diciamo così, e quindi vince, e poi i brogli elettorali di ma non confondiamo la storia con Stavo dicendo il Matteotti, tu sai che si viperì per la vittoria del, diciamo così, della lista Mussolini, si chiamano così, e andò a fare campagne denigratorie dicendo che c'erano brogli di qua e di là. Vabbè. Invece, grazie a Dio, ci sono i corrispondenti esteri che erano in Italia e non parlavano di brogli. Non parlarono di brogli. Sì, certamente qualcuno avrebbe brogliato, non è che ma da qui a dire, come diceva Matteotti, ce ne corre, perché proprio non ci furono gli imbrogli che diceva Matteotti, non ce ne furono. Sì, qualcosa è successo, però il distacco era talmente grosso che parlare di brogli è un po' troppo, Quindi anche alcuni antifascisti, diciamo, corretti l'hanno ammesso. Quindi Matteotti lì fece, insomma, sappiamo. Aveva un po' l'appiglio bolscevico. Tra parentesi, Matteotti era apparentemente un antinazionalista, e quando i profughi dal Friuli scapparono qui nel Veneto nella guerra mondiale, Matteotti si scagliò contro di loro, non dimentichiamolo. Insomma, non era un tipo come voglio far credere. No, non era così. Purtroppo non era così. Però, a parte questo, sarebbe interessante costruire queste pagine brutte della storia d'Italia insieme al tuo caro, anzi, chiamiamolo, diciamo così, collega, uno che percorre il tuo stesso stile di ricerca storica, diciamo così. Ma scusa, perché non lo intervisti? E fa la prossima? Nel senso... Anche perché se è portatore di queste notizie sarebbe molto interessante. Dessi modo a lui di presentare il suo. Tu se lo senti, mi sentite fra di voi, mi parlate, sarebbe interessante che tu lo possa fare con lui, insomma, fatemelo. E lui ha detto che non c'è problema, è apertissimo a una collaborazione con te. Quindi allora io quando lo sentirò. Lui è apertissimo. Lo chiamerò domani o dopo, glielo dirò, e tu lo chiamerai quando gli può anche scrivere un messaggio. Sarebbe interessante una tua intervista, una tua puntata con lui, proprio focalizzando lo faccio. Sei la persona più adatta a intervistare. No, io sto dicendo, non è che non voglio intervistare, sto dicendo addirittura di fare qualcosa insieme a te, no? Io dico intervistare tutti e due, non solo lui, cioè tu e lui insieme, e mettere insieme i vostri lavori per dare un quadro più completo di quella brutta in ogni caso storia. prima è bene che lui possa avere modo di poter... sicuramente Alessandro, adesso voglio concludere con i fratelli Rosselli. Hai un quarto d'ora? Se apriamo ancora il capitolo dei Rosselli, perdiamo un'altra notte. Allora ascolta. Come se parliamo dell'aggressione a Mendola, perdiamo un'altra notte. Ascoltami, parliamo dei fratelli Rosselli e dell'aggressione a Mendola. Così nessuno ci dice, voi il pazzolo di...
no, bravo. Ci sono bravo. Tante altre no, cose. Guarda, no, ma queste pagine qui di storia, caro Alessandro, non le conosce quasi nessuno. Allora, dico una cosa, Canali le conosce, Canali, ma non le racconta correttamente, e tu sai perché. Canali le conosce. In ogni caso, la sorgente di tutte le disinformazioni è la morte di Matteotti. Questo è il centro nevralgico della propaganda antifascista. Se tu riporti la verità come nessuno vuole riportarla sull'affare Matteotti, smonti piano piano tutto il castello di bugie e di... Sì, sì, ma allora è quello che hanno paura. Quindi... È vero, ma che canali, questa è una fognatura. A proposito, Almeric mi ha chiesto di dirti se è possibile avere documenti secretati, tu li hai sempre averli oppure no? Ma di chi? Riguardo a cosa? No, lui, Almeric, uno è il tuo ammiratore, è un ragazzo olandese che sta in Italia, parla ben italiano, e voleva sapere se quei documenti segretati, no? Se tu qualcosa sei riuscito ad avere. Ma segretati riguardo a quale argomento? Scusa. Beh, a Churchill, carteggio. Io ho le mie, ma non posso dirli prima di uscire. No. Lui non vuole sapere come, vuole solo sapere se sei riuscito ad avere alcuni documenti segreti, che sono ancora segreti. Non vuole sapere come li hai avuti. Possiamo sapere come... bisognerebbe intendersi sull'aggettivo segreto. Il segreto lui intende dire se tipo il carteggio Mussolini Churchill. Attenzione, dovremmo parlare della crittologia, della crittanalisi e della decrittazione o della crittografia, perché sì. O delle scritture convenzionali, perché se un documento può essere ritenuto segreto nel senso di nascosto da un punto di vista artistico o nascosto nella interpretazione di ciò che contiene, per chi sa leggerlo. Perché un documento può essere segreto nel senso che qualcuno ce l'abbia sott'occhio ma non riesce a capire quello che c'è. Capito. La vicenda del carteggio è una vicenda complicatissima. Io perché... affronterò con non meno di 10 tomi, arriverò probabilmente a fare 10 tomi sul carteggio e su quello. Il carteggio inizia col 25 luglio del 43. Se io devo fare uno studio sul carteggio Churchill Mussolini, devo partire, e forse molti diranno ancora prima, ma dal 25 luglio del 43 iniziano tutti i fili che riconducono poi al 28 aprile del 45. Ecco, ho capito. Perché quando lui risponde una domanda del genere, i documenti segreti o segretati, i documenti sono in archivi anche internazionali. Poi bisogna andare negli archivi, fotografare centinaia di documenti, su queste centinaia di documenti vedere quello che hanno riportato alcuni soggetti che non sapevano neanche l'ordine delle pagine, perché l'ordine delle pagine l'hanno preso dalle redazioni della Rizzoli e della Mondadori, e quindi non hanno ritenuto opportuno creare una ricostruzione fattuale circostanziata, dettagliata, da connettere poi a ciò che è avvenuto dopo il 28 aprile del 45. Con la spartizione, perché quindi devi avere una conoscenza delle centrali spionistiche nella Svizzera, dei gruppi diciamo che gravitavano in quella ultima Repubblica Sociale Italiana nella stessa residenza di Mussolini e nello stesso convoglio che poi lo seguì, tutti gli agenti segreti, quelle che erano le loro strategie, e quello che succede dopo il 28 aprile del 45, per cui poi ci sono le varie diaspore di documenti che arrivano tra i camioncini fantasma, arrivano ai partigiani, arrivano poi a Via Veneto, vengono spartiti la stessa sera del 27 aprile del 45. Mussolini era ancora vivo, inizia la spartizione.
Quindi, certo. Se questo è un particolare di cui molti non si rendono conto, la spartizione delle carte di Mussolini inizia con lui vivo, in quella notte in cui poi viene verrà ammazzato alle prime luci del 28 aprile del 45, qualche ora prima che lui venga assassinato e venga torturato con lui da Petacci, inizia la disamina in alcune ville dell'Ario. Sappiamo. Ma da lì poi devi ricostruire, quindi localmente, ma poi soprattutto a livello elvetico, i vari filoni che arrivano in Svizzera e che poi arrivano direttamente a Roma, e una parte arriva a Milano. Va bene. Allora, carissimo Alessandro, chiudiamo qui questa puntata, proprio correggo un altro intitolo, e parleremo degli assassini di fascisti italiani all'estero, operato da squadre mandate da antifascisti italiani, quindi anche da Matteotti, e parliamo anche dell'assassinio dei fratelli Rosselli, i quali avevano anche dei rapporti con Mussolini. Lo sapevi tu, no? Che Rosselli e Mussolini... attenzione, qua se noi dobbiamo parlare della morte di Rosselli, dobbiamo poi parlare di Polemiti. Lo so. Sì, perché uno di quelli che ha, diciamo, che ha combinato tutto, è uno di quelli che poi ha ucciso anche Tremuti. E sa benissimo che la Cagoule francese, che è una società, chiamiamo parafascista francese, in realtà era infiltrata da agenti stranieri, e tra cui soprattutto dall'NDKV sovietico. Ecco, quindi dobbiamo dire anche quello. E infatti Franco Bandini, quando fece il Cono d'Ombra, lo chiarì in modo perfetto e gli costò la fuoriuscita da Corriere della Sera, di cui ero giornalista di punta, ero un giornalista investigativo di punta a Corriere della Sera, e dopo tanti anni che era lì a Corriere della Sera, dopo quel libro lì dovette andarsene via. Queste cose succedono in Italia. Bene, allora, caro Alessandro, grazie a voi, grazie da casa di seguito. Adesso mettiamo qua subito il video in onda, ci prepariamo appena possibile, sempre adesso sabato, perché tu, Alessandro, purtroppo hai un lavoro che ti impegna molto, quindi è sabato, possiamo parlare dei fratelli Rosselli o anche... Prima devi parlare, devi intervistare Cappellari sul... Mi fai una cortesia, se domani vi sentite... Ma se io non lo conosco, ma io l'ho intervisto Cappellari, siamo già d'accordo, perché lui mi ha detto di aspettare un po', no? Perché adesso io lo devo sentire, infatti, Cappellari, e gli devo parlare di questo video, anzi lo mando anche a lui, così lui lo sa. È giusto, tra l'altro, perdonami. Se l'intervista la fai tu prima con lui. No, ma la faccio io, ovvio. È giusto, è ovvio. Così lui rende pubblico, anche è una buona pubblicità per il suo pregevole lavoro. Hai usato l'aggettivo giusto, pregevole lavoro. Sì, perché guarda che l'amico Pietro Cappellari, che è un mio amico, è una persona che ho visto più volte anche, è veramente un ricercatore, guarda, che degno della tua stima e della tua amicizia. Sono convinto che voi due insieme sareste come Maradona e Pelé del calcio, secondo me. Voi due insieme siete i più grandi storici d'Italia del XX secolo. Io ti giuro, io ci scommetto che tu e Cappellari siete due punti diamante della storia italiana del XX secolo. Non vi batte nessuno. Se leggi, avrai modo di leggere o sentire quello che ha fatto lui, capirai perché ti dico così. Ecco, voi due avete la sfortuna che viviamo in un paese di delinquenti i cui media vigliaccamente, criminalmente vi ignorano, perché uno come te non dovrebbe stare qui da me davanti a pochi spettatori, su questo miserabile canale, ma lo dico non perché voglio, lo dico perché è vero, non perché voglio fare la vittima, io non sono uno che piagne e fotte, come dicono a Napoli, però la realtà drammatica è questa, ma però sono orgoglioso
di avere qui tipi come te, come Cappellari, come Giorgio Vitale, come Pucciarelli, anche il professor Pantano, qui ho avuto tutte le cose pregevoli, quindi, e anche altri ancora. Voglio dire che adesso non mi ricordo più, ma sono venuto negli anni, io sono 10 anni che sono qui su questo canale ormai, cioè il canale che è cambiato 3 volte, 3 volte censurato, 3 volte, primo Baldo Croce, poi Telecroce, poi Telecroce 2, adesso Spirito Italiano, e basta, e non ho fatto, cioè io sono stufo perché io vorrei che qualcuno prendesse in mano tutto quello che ho fatto io, e lo organizzasse insieme a te, a Cappellare, altri, e farne veramente una cosa più professionale, più seria, più potente. Ho parlato con gli imprenditori di tutto, tutto sì 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 sì, e poi nella pratica no, perché poi così purtroppo è andato a finire. In ogni caso, salvo che ultimamente c'è qualche speranza, vediamo, però in ogni caso, ripeto, ti invito, dovrebbe essere presente Rai 1, Rai 2, Canale 5, Italia, cioè. Ti ringrazio, però ti invito, rimanendo, diciamo, sul pezzo, al più presto intervistare Cappellari. Sì, lo faccio. E quando lo fai, avvisami, sarà un onore ascoltare. Anzi, se ci riesco, gli dico a Pietro, se domani lo farlo, io ti avviso. Domani sarà verso sera, pomeriggio, insomma, ecco, tutto qua. Lo dico a Pietro, anzi, lo dico sicuramente. Io nel frattempo, caro Alessandro, ti ringrazio di cuore che sei venuto qui. Grazie anche a tutti voi che ci seguite, grazie anche agli altri. Questo che posso dirvi, ragazzi, io vi faccio questo appello, visto che c'è anche G&G, qualcuno nuovo qua. Se c'è qualcuno che volesse fare di questo mio piano, chiamiamolo editoriale, farne una cosa ampia, tutta Italia, una TV web, cioè una cosa veramente tosta, per fare anche delle iniziative pratiche sul campo, non chiacchiere, contattatemi, perché qui c'è bisogno di un media che dia bastonate a certi restofanti che ancora oggi, nonostante l'evidenza di molti fatti che sono assorti alla, diciamo così, alla cronaca ormai, da, perché sono venuti fuori, hanno ancora la faccia tosta di mentire. Per esempio, oggi c'è stato, oggi, da pochi giorni, sono stato in polemica con un poveretto che oggi ho massacrato, che ha dato, non che l'ha detto, ma ha dato dello stupido a un certo Antonino Trizzino, no? Tu sai chi era, no? Sì, certo. Navi e poltrone. Ma non ha fatto Navi e poltrone, ha fatto anche altre cose ancora più, sì, ancora certo, più pesanti. Certo. Ecco, il signor Trizzino, voglio dire, signore, qua, era così imbecille, no? Imbecille, che ha brevettato il sistema per sganciare i siluri. Era un pilota valente, pilota dell'aeronautica italiana, della regione aeronautica. È nato a Vivona, poi a Agrigento. E un nostro conoscente di Modena ha contattato i nipoti di Trizzino, che sono due avvocati, che stanno lì proprio a Grigento, ed è stato uno di quelli che ha detto le cose come andavano senza tanta storia. Era uno che si è anche permesso di ribellarsi a certi comandanti della Regia Aeronautica e li ha sfanculati, e siamo nel 41. Questo era Antonino Trizzino, quindi quando parla di lui, tappatevi la bocca e fate silenzio. Ma se l'è presa soprattutto con la Marina. Sì, con la Marina, certo, ma lui Trizzino è uno che non scherzava. Certo, era uno che non scherzava, e le stronzate che hanno detto solo perché dei giudici hanno dato torto. Ma io vi domando, ma cari signori, ma secondo voi i giudici italiani potevano condannare nel dopoguerra i traditori proprio che Trizzino ha stradocumentato, certo, che non sono solo della Marina. Attenzione, perché... però hai confuso la giustizia con la legalità. Esatto, bravo. La giustizia, no, dico, poteva condannare quando all'Italia fu imposto con l'articolo 16 del Decreto di Parigi di non punire traditori. Quindi il giudice non poteva condannare coloro cui Trizzino ha querelato, cioè meglio, Trizzino ha denunciato. Cioè, tanti signori hanno detto a Trizzino, con la sentenza tutta arzigolata, che aveva torto lui, ma Trizzino aveva fatto torto, aveva ragione, solo che lo Stato italiano... Io ti inviterei, se mi permetti, dopo la tua intervista che aspetto a Pietro Cappellari, sì? Siccome hai toccato il tasto nevralgico dei trattati,
e prendo la, diciamo, la questione al balzo in ordine proprio ai trattati internazionali firmati, che anche a un caro amico, a Giorgio Pagano, risulterebbero ancora secretati, vale a dire, prima di tutto la convenzione di armistizio fatta a Cassibile il 3 settembre del 43, sì, armistizio corto, sì, trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate fatto a Parigi il 10 febbraio del 47, esatto, ma l'armistizio lungo il 29 settembre del 43. Poi ci sarebbe, sarebbero le clausole segrete del trattato del Nord Atlantico, Nord Atlantic Treaty Organization, la NATO, fatto a Washington il 4 aprile del 49. Uh-huh. Poi ci sarebbe l'accordo bilaterale italo-statunitense sulle infrastrutture via, in attuazione del trattato del Nord Atlantico del 20 ottobre 1954. Poi vi sarebbe l'accordo tra la Repubblica Italiana e il Comando Supremo alleato in Europa degli Stati membri della NATO, fatto a Parigi il 26 luglio del 1961. Poi vi sarebbe l'accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America del 16 settembre del 72. Vi sarebbe ancora il memorandum d'intesa tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, siglato a Roma il 2 febbraio del 95, e poi l'accordo tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, il cosiddetto Stonex, ascia di pietra, per cui la domanda da porsi sarebbe, e che te la questo, di questo si potrebbe discutere, chi va al governo le parti segretate le deve conoscere, e chi è il custode di quelle parti dei trattati? Bella domanda, bellissima domanda, bellissima domanda. E soprattutto a questo punto uno sarebbe dei, i russi li conoscono queste parti segretate secondo te? E li conoscevano, sì, sì, li conoscevano nel 49, e se sì o no? E Putin, sì, sì, e Putin le conosce queste parti segretate? I russi le conoscono, secondo me sì che le conoscono, e come? E chi glielo dice, chi glielo avrebbe detto? I comunisti italiani, secondo te, che erano venduti agli americani? Gliele dicevano? Appunto, ma quali comunisti italiani, per carità? I russi hanno sempre avuto i loro servizi segreti che hanno funzionato, porca miseria. Allora dovremmo parlare forse di queste cose qui, più che dei... Parliamone! Ma questo ci porta a parlare del 20, ci porta a parlare del 25 luglio, che è la faglia energetica nel Mediterraneo. Questo, scusami se uso questa terminologia geologico-sismica, è la faglia energetica da cui esce il fuoco di tutto quello che è avvenuto negli ultimi 80 anni. Uh-huh. Se tu levi il 25 luglio, levi il 28 aprile del 45, levi il 25 aprile del 45, levi il 4 aprile del 49, levi il 10 febbraio del 1947. Tutto nasce dal 25 luglio, dalla faglia energetica che si è aperta nel Mediterraneo e che ha spaccato tutto il Mediterraneo, con Roma come epicentro, passando da Cassibile e quindi da Siracusa. Giusto, perché giusto. La storia è ferma lì all'operazione ASCII, e come diceva Goethe, se vuoi capire quello che succede in Italia devi sapere quello che succede in Sicilia. Sì, è vero, questo è vero, e lo diceva Goethe. Anzi, ma io aggiungo di più, che se l'Italia toglie la Sicilia è come togliere una gamba a un uomo. No, scusa. Qualcuno potrebbe dire... Scusa, dove è nata la lingua italiana? Dove è nata? Non in Toscana, no? Il dolce stil nuovo, in Sicilia. Ecco, dove è nata? Dillo dove è nata, tu dillo. Dove? Ciullo o cecco d'Alcamo. Ecco, basta, siamo capiti. Chiaro, quindi togliere la Sicilia all'Italia è come togliere un uomo una gamba, forse anche tu due le gambe. Visto cosa ha dato la Sicilia in termini culturali, in tutto il ciclo umano, dalla letteratura all'astrofisica,
alla fisica nucleare, Majorana, Zichichi, Gentile, per fare alcuni nomi, ma è soprattutto Majorana, perché è stato il vero inventore della bomba atomica. Per me è stato Ettore Majorana. Ma nessuno gli ha fatto il film, quella stronzata che ha fatto Hollywood su Oppenheimer. Guarda le cose casuali, abbiamo parlato. Io ho iniziato parlando delle bugie, che poi è il titolo della nostra, le bugie cinematografiche della propaganda antifascista. E abbiamo chiuso con Oppenheimer. Il massimo della propaganda antifascista, guarda caso il soggetto era israelita. Esatto, lui lo risponde a GEG, attenzione, la Toscana è una regione più bella non solo d'Italia ma del mondo. La Toscana è stupenda, come stupenda tutta l'Italia, come stupendissima Sicilia, cioè è chiaro, certo, la lingua italiana può essere affermata in Toscana. E chi, insomma, non possiamo negare Dante Alighieri, ma scherziamo, Petrarca, no, l'italiano nasce in Sicilia, poi la Toscana, ma la Toscana, quando in Giappone dicono qual è il vero italiano, la risposta dei giapponesi è il toscano in bocca al romano. Ebbene, per me i giapponesi hanno ragione. Quindi, caro Gigi, vedi, la tua Toscana non si può toccare, nessuno può toccare. Nella tua Toscana, come anche altre zone d'Italia, che hanno tutte comunque la loro bellezza, questo dobbiamo dirlo. La Toscana chiaramente ha un paesaggio molto romantico, molto bello, come l'Umbria anche, ma l'Italia, non posso fare un dispetto, tutto è bello dell'Italia, grazie a Dio. Sono gli italiani che sono rincoglioniti, lì il problema. Bene, allora vi saluto, GG, io ti ho mandato l'indirizzo, aspetto che ti sei vivo, domani casomai poi sentiamo telefonicamente. A presto, tu mi scrivi, ti mando il numero di telefono, poi ne parliamo. Anche tu, Gaimeric, ti aspetto, tu ti mando il mio numero, ti ho mandato. Qua. Va bene, grazie e buonasera a tutti. A tutti e un abbraccio veramente grande a tutti voi. E buonanotte.